Ciao a tutti da Katia, bentornati. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto. Questo progetto io ho scelto di utilizzare questo filato della Titanic. Io trovo che è proprio adatto al progetto che ho in mente questo filato. Allora, come potete leggere, questo è un filato speciale per lavori a maglia. Questo gomitolone, questa meraviglia, è un gomitolone da 500 grammi ed è 1130 metri. È un 50% lana, 50% acrilico. L'etichetta consiglia l'uncinetto e i ferri del 3-3,5 e va bene anche per la macchina della maglieria. Quindi per chi possiede la macchina della maglieria lo può usare tranquillamente. Allora, come dicevo, l'etichetta consiglia l'uncinetto e i ferri del 3-3,5. Io comunque mi sono allontanata molto dal consiglio che dà l'etichetta. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 5. Quindi io ho una mano molto stretta e quindi per ottenere una lavorazione più morbida ho scelto di utilizzare l'uncinetto del 5. Vi dico il colore e il bagno, quindi colore 28, bagno 18024. Ok? Allora, questo filato l'ho acquistato da Giuseppe Celentano. Giuseppe Celentano lo trovate su Facebook, quindi poi sotto il video vi lascerò il suo contatto Facebook, quindi potete poi andare nella sua pagina per visionare i filati della Titanic, quindi potete trovare anche altri colori. Ci sono tantissimi colori per quanto riguardano questo filato. E in più vi lascerò anche il numero di telefono, quindi se lo volete contattare telefonicamente vi lascio anche il numero. Così potete chiedere informazioni per quanto riguarda il Titanic. Ok? Allora, penso che ho detto tutto e quindi adesso possiamo passare al lavoro. Ciao, un bacione a tutti. Allora, per fare questo progetto vi faccio un attimo un disegnino. Scusate un attimo. Allora, facciamo un modellino semplice semplice, quindi non facciamo né aumenti e né diminuzioni. Allora, in pratica io faccio un rettangolo. E questo è il dietro. Quindi io ho preso la circonferenza dei miei fianchi, quindi prendo tutta la circonferenza dei fianchi e faccio diviso 2, quindi faccio metà davanti e metà dietro. Ora, con il filato che uso io e con l'uncinetto del numero 5, io lavoro l'uncinetto del numero 5 e questo filato, come ho detto prima, questo è della Titanic, quindi è un filato abbastanza diciamo spesso. Allora, nell'etichetta consiglia l'uncinetto del 3-3,5. Ora, io lavoro molto, ho la mano molto stretta, quindi voglio una lavorazione morbida, allora ho deciso di usare l'uncinetto proprio del 5. Mi sono allontanata tantissimo dal 3 e 3,5. Comunque l'ho provato, si lavora bene anche col 4 o 4,5, insomma, con gli uncinetti un po' più grossi si lavora benissimo. Allora, ripeto, io ho preso la circonferenza dei miei fianchi. Quindi ho diviso la mia misura e ho fatto le catenelle con questo filato, con questo uncinetto e metà della mia misura sono solo il dietro 100 catenelle. Quindi io solo per il dietro ho fatto 100 catenelle. E poi dobbiamo fare due pezzi uguali per quanto riguarda il davanti. Quindi due rettangoli. Così, molto semplice. Quindi poi il davanti ho iniziato con 50 catenelle e 50 catenelle. Tutto qua. Io adesso inizio il davanti, quindi devo fare un davanti. Vi faccio vedere anche il punto e poi potete andare avanti da sole. Quindi io
vi faccio vedere come si fa il punto e poi è una lavorazione sempre dritta, quindi non quando poi abbiamo i tre pezzi ci ritroviamo per assemblare, quindi dobbiamo poi cucire pezzi. Ok, allora io ho fatto le mie 50 catenelle. Vi ricordo che ho diviso la misura, quindi ho 100 catenelle dietro e 100 davanti, quindi ho diviso e fatto 50 e 50. Ok, quindi ho fatto le catenelle, adesso aggiungo 3 catenelle in più, quindi vado nella quarta catenella e lavoro una maglia alta così. Adesso filo sull'uncinetto e salto 1 2 3 nella quarta maglia, lavoro, scusate, ho preso male, nella quarta maglia lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1 2 3. Adesso ripetiamo, quindi salto 3 maglie, 1 2 3 nella quarta maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro. Adesso saltiamo 3 maglie alte e nella quarta, allora 1 2 3 nella quarta faccio 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte. Così. Eccomi qua. Allora, ho finito il mio giro. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle e giro il mio lavoro. Adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte in costa davanti. Quindi ho fatto 3 catenelle, sostituiscono la prima maglia alta. Quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti. Così. Vado direttamente qui nell'archetto di una catenella e lavoro 3 maglie alte, 2 3, una catenella di separazione, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 2 3. Adesso andiamo qui dove abbiamo le due maglie alte. Quindi andiamo nella prima maglia, quindi saltiamo queste 3 maglie. Andiamo nella prima maglia alta, facciamo una maglia alta in costa davanti, così. Una catenella. Vado nella maglia seguente, maglia alta in costa davanti, così. E adesso ripeto le 3 maglie alte nell'archetto di una catenella. Quindi faccio 3 maglie alte, una catenella, rientro, 3 maglie alte. Salto le 3 maglie, vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Una catenella, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutta la riga. Arrivata alla fine del giro e quindi ho fatto le mie due maglie alte, quindi una maglia alta in costa davanti e una maglia alta nella terza catenella iniziale. Adesso 1 2 3 catenelle e giro il lavoro. Ok, adesso siamo noi qua, siamo sul rovescio del lavoro, quindi se noi qui sul dritto del lavoro abbiamo lavorato le maglie alte in costa davanti, adesso sul rovescio dobbiamo lavorare le maglie alte in costa dietro. Quindi ho fatto 3 catenelle che sono la prima maglia alta, adesso qua
dobbiamo fare la maglia alta in costa dietro, quindi vado nella maglia e vado sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia alta. Qui, dove abbiamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte. Qui adesso abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi noi lavoriamo una maglia alta in costa dietro e l'uncinetto lo inseriamo dal retro del lavoro. Quindi passo sulla maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia, così. Adesso qui dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, qui nel foro di una catenella lavoriamo una maglia alta. Una catenella, rientro, maglia alta, filo sull'uncinetto, quindi qui abbiamo le 2 maglie alte, le maglie alte in costa davanti, che qui sul rovescio adesso lavoriamo, le lavoriamo in costa dietro, quindi vado sulla prima maglia e faccio una maglia alta in costa dietro, vado nel foro e faccio 2 maglie alte, 1 2, una catenella, rientro e lavoro 2 maglie alte e una maglia alta in costa dietro. Ok, ripetiamo. Adesso qui abbiamo le 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, quindi vado qui nel foro di una catenella e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, rientro, maglia alta, filo sull'uncinetto, salto le 3 maglie, quindi vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte, faccio una maglia alta in costa dietro, vado nel foro e lavoro 2 maglie alte, una catenella, rientro, 2 maglie alte, 1 2 e una maglia alta in costa dietro. Ok, quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, adesso ho fatto la mia maglia alta dentro l'archetto di una catenella, una catenella di separazione, una maglia alta, quindi vado a fare la maglia alta in costa dietro e una maglia alta nella terza catenella iniziale, così. Adesso 1 2 3 catenelle e giriamo il lavoro, andiamo sul dritto, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa davanti, una catenella, salto le 2 maglie alte e vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi lavoro una maglia in costa davanti. Qui dove abbiamo le 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, all'interno della catenella di separazione lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1 2 3, una maglia alta in costa davanti, quindi salto le 2 maglie e vado qui nella terza e faccio una maglia alta in costa davanti, una catenella, salto le 2 maglie alte e vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo le 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, vado nell'archetto di una catenella e lavoro 3 maglie alte, una catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1 2 3,
Salto le due maglie alte e vado qui dove abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti. Una catenella, salto le due maglie, le due maglie alte e vado a fare una maglia alta in costa davanti. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, finito il giro, faccio la mia ultima maglia alta in costa davanti. È una maglia alta nella terza catenella iniziale. Così. Adesso facciamo le 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Adesso andiamo sul rovescio del lavoro. Quindi adesso qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi siamo sul rovescio e lavoriamo la maglia alta in costa dietro. Così. 3 maglie alte qui nel ventaglietto, quindi andiamo nel foro di una catenella, lavoriamo 3 maglie alte. 2, 3. Una catenella. E 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta in costa dietro, quindi saltiamo le 3 maglie alte, andiamo qui nella quarta e facciamo una maglia alta in costa dietro. Una catenella, salto la catenella di separazione, vado nella maglia seguente. E facciamo la maglia alta in costa dietro. È facile da vedere anche perché se toccate si sente. Allora andiamo qui nel ventaglietto e lavoriamo ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella, rientro, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una maglia alta in costa dietro, quindi saltiamo le 3 maglie, andiamo qui nella quarta, facciamo una maglia alta in costa dietro. Una catenella, salto la catenella di separazione, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa dietro. E ripetiamo qui il ventaglietto, quindi lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, rientriamo e lavoriamo ancora 3 maglie alte, ok? Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Ok, sono alla fine del giro, quindi ho fatto il mio ventaglietto, una maglia alta in costa dietro, una catenella che ho già fatto e salto la catenella di separazione, vado qui nella maglia alta in costa dietro e lavoro la maglia e poi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia alta. Adesso 1, 2, 3 catenelle e giro di nuovo il lavoro e adesso siamo di nuovo sul dritto. Quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo una maglia alta in costa davanti. Adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto qua. Quindi adesso facciamo maglia alta in costa davanti, l'abbiamo fatta. Lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Qui stiamo ricominciando a fare il motivo. Qui adesso stiamo chiudendo, ok? Allora, fatto la maglia alta in costa davanti, adesso 2 maglie alte all'interno della catenella di separazione. Una catenella, rientro, 2 maglie alte, 1, 2 e una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo 3 ventaglietti, quindi adesso ricominciamo a fare
una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quello che abbiamo fatto qui all'inizio. Quindi entro nell'archetto di una catenella, lavoro una maglia alta, una catenella, rientro una maglia alta. Salto le 3 maglie alte, vado qui e faccio una maglia alta in costa davanti. Qui nella catenella di separazione lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte, 1, 2 e una maglia alta qui in costa davanti. Adesso vado qui nel ventaglietto, io lo chiamo ventaglietto per farmi capire. Quindi entro nella catenella di separazione e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Salto le 3 maglie alte del ventaglietto, quindi vado qui e lavoro una maglia alta in costa davanti. E qui ricominciamo a lavorare all'interno della catenella di separazione, facciamo 2 maglie alte, una catenella, rientro dentro l'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte e una maglia alta in costa davanti. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro, quindi qui nel mio ventaglietto ho fatto una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Adesso salto le 3 maglie, vado qui dove ho la maglia alta in costa davanti e lavoro la mia maglia alta in costa davanti e chiudo nella terza catenella iniziale, se riesco. Ok. 1, 2, 3 catenelle e giriamo sul rovescio. Quindi adesso lavoriamo la maglia alta in costa dietro. Una catenella, salto la maglia alta, una catenella e una maglia alta, vado nella maglia seguente, qui dove abbiamo iniziato a fare il primo ventaglietto, e faccio una maglia alta in costa dietro. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro 3 maglie alte. Stiamo ripetendo il motivo. 2, 3. Salto le 3 maglie alte, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta in costa dietro. Una catenella. Salto le 2 maglie alte, vado nella maglia seguente, maglia alta in costa dietro. E adesso qui lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una maglia alta in costa dietro. Ok? Quindi adesso andiamo avanti così. Allora, vi dico, noi adesso stiamo facendo qua il secondo, poi dobbiamo, oh, scusate, qua stiamo lavorando il secondo ventaglietto, poi dobbiamo lavorare il terzo, 1, 2, 3, e poi ricominciamo a invertire i punti. Quindi poi qui facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Comunque lo facciamo insieme, finiamo questo motivo e poi andate avanti da sole, ok? Allora, quindi dicevo, qui adesso dobbiamo andare avanti per tutto il giro, quindi fate questa lavorazione. Quindi abbiamo fatto il ventaglietto, la maglia alta in costa dietro. Una catenella di separazione, passo nella maglia alta in costa dietro e poi faccio di nuovo il ventaglietto. Ok? Eccomi qua, sono alla fine del giro, quindi ho fatto il mio ventaglietto e adesso vado a fare, salto le 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta in costa dietro. E per chiudere una maglia alta nella terza catenella iniziale.
Allora, ci alziamo con 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, passiamo sul dritto del lavoro. Quindi, la maglia seguente apriamo la maglia alta in costa davanti. Adesso andiamo nel ventaglietto e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella e 3 maglie alte, rientro nell'archetto e lavoro ancora 3 maglie alte. Una catenella, salto qui dove abbiamo fatto la maglia alta in costa, una catenella di separazione, la maglia alta in costa. Anzi, no, scusatemi, salto le 3 maglie alte, vado qui e faccio una maglia alta in costa davanti. Una catenella, salto la catenella, vado qui e faccio una maglia alta in costa davanti, così, e poi continuo con i ventaglietti. 2, 3, una catenella, rientro 3 maglie alte. 1, 2, 3, salto le 3 catenelle, le 3 maglie alte, vado qui dove ho la maglia alta in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti. Una catenella, salto qui l'archetto e vado nella maglia alta in costa e poi continuo a fare le 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte, così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, io ho già chiuso il mio giro. Ok, ho fatto la maglia alta in costa davanti, una catenella, una maglia alta in costa davanti, per chiudere una maglia alta nella terza catenella iniziale. 3 catenelle e ci alziamo e giriamo il lavoro. Adesso lavoriamo la maglia alta in costa dietro. Qui dove abbiamo la maglia alta in costa dietro, una catenella e una maglia alta in costa, all'interno della catenella di separazione lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, e qui facciamo la maglia alta in costa dietro. Presa male. Qui dove abbiamo i 3 ventaglietti, 1, 2, 3, lavoriamo una maglia alta, una catenella, rientro e faccio ancora una maglia alta. Salto le 3 maglie, quindi vado qui nella quarta e faccio una maglia alta in costa dietro. E siamo di nuovo qua. Quindi qui abbiamo la maglia alta in costa, una catenella e una maglia alta in costa, quindi vado qui all'interno della catenella e lavoro 2 maglie alte, una catenella, rientro 2 maglie alte, maglia alta in costa dietro. Passiamo nell'archetto, lavoriamo una maglia alta, una catenella, rientro maglia alta. Saltiamo le 3 maglie e facciamo la maglia alta in costa dietro. Ok? Quindi adesso noi stiamo ripetendo da qui. Quindi adesso continuate sempre con questa lavorazione fino ad arrivare alla vostra altezza. Allora, se dovete partire per la vostra misura, partite dalle spalle, quindi col metro misurate dalle spalle e decidete quanto volete arrivare con la vostra lunghezza. Ok, quindi poi dovete fare il 2 davanti uguali la stessa altezza. Quindi io ancora non lo so quanto andrò avanti. Comunque poi ognuno, voglio dire, decide l'altezza, se volete una giacca lunga, se volete una giacca corta, tre quarti. Ok, vi consiglio, se volete una giacca che va, diciamo, sotto il sedere, ecco, e quando prendete la circonferenza dei fianchi, io per esempio, la mia giacca non arriva sotto,
quindi arriva proprio vicino ai glutei. Ecco, allora io ho fatto la mia misura, cioè io ho fatto 100 catenelle e va bene. Se io voglio una giacca più lunga, invece di 100 catenelle metto un motivo in più in modo da avere movimento con le gambe, altrimenti poi quando lo indossiamo, se mettiamo dei bottoni, diciamo che poi il capo va troppo stretto. Quindi mettete qualche catenella in più, quindi 10 catenelle in più, dato che il multiplo è di 10 catenelle, quindi mettete 10 catenelle in più in modo da avere un po' di, come dire, un po' di movimento con le gambe, ok? Poi un'altra cosa, se volete la vostra giacca, la volete così proprio dritta, lavorate sempre con lo stesso uncinetto. Se in caso volete diciamo una giacca che va un pochino più stretta su e più larga sotto, allora, quando arrivate sopra i fianchi, perché noi partiamo da sotto per lavorare, ok? Quindi si parte da qui, da sotto. Quindi quando arrivate sopra i fianchi, se volete che il lavoro si stringa un pochino per dare un po' di forma, ecco, lavorate con un uncinetto mezza misura o una misura più piccola, dipende anche dal filo che usate, ecco. Ok, quindi se volete una cosa proprio dritta, lavorate sempre con lo stesso uncinetto. Se volete un qualcosa che vada a, diciamo, a prendere un po' di forma nella zona vita, lavorate con un uncinetto mezza misura, un millimetro più piccolo. Ok, io lo faccio tutto dritto perché purtroppo non ho il fisico per fare le cose, diciamo, un pochino più abitate. Ok, allora andiamo avanti con questa lavorazione. Facciamo tutti e tre i pezzi, quindi facciamo il dietro e due pezzi davanti. Ok, e poi ci ritroviamo per cucire. Vi faccio vedere un attimino come cucire e poi andate avanti da sole. Eccomi qua. Allora, adesso che abbiamo tutti i pezzi, abbiamo i tre pezzi, quindi questo è il dietro e i due pezzi davanti. Eccoli qua. Allora, adesso questo lo lasciamo qui dal dritto, in modo che qua abbiamo il rovescio. Mettiamo un pezzo davanti, sempre la parte rovescia verso di noi, così. E qui giro dal rovescio e questo è l'altro pezzo davanti. Ora dobbiamo lasciare qui nelle spalle. Io faccio 1, 2, 3, 4. 5 5 motivi, questo lo lascio aperto. Vediamo quanto è largo. Uno, due, tre, quattro, cinque, 19 centimetri. Facciamo 18 centimetri, che è abbastanza largo. La mia misura è larga, poi bisogna vedere voi la vostra misura, ok? Quindi io prendo degli spilli. E metto qua così. Ecco, mettiamo dritto, ovviamente dobbiamo mettere i motivi dritti. Io metto così gli spilli. Adesso non sto guardando se i motivi sono dritti, per farvi vedere. Qui lasciamo un'apertura per il braccio. Prendete la misura su di voi e vedete quanto dovete lasciare aperto. Ok? Io penso che lascio aperto, lo dovrei provare anch'io, sinceramente. Comunque, 18 centimetri, ok?
qua 18. Così. E poi vado a chiudere tutto qui, il fianco. Vado a chiudere che poi qui dobbiamo cucire tutto, ok? Quindi io ripeto, metto gli spilli per farvi vedere. Qui per esempio c'è un motivo e un motivo qua, quindi noi dobbiamo mettere i motivi così, dritti, in modo che poi quando andiamo a cucire sul dritto combaciano bene. Così, visto? In questa maniera. Ok, allora vi faccio vedere solo una parte, un lato, da qui, così. Questa è la spalla e questo, qui c'è l'apertura del braccio. Penso che vado un po' più giù, 18 mi sembra piccolo, allora vado più giù, farò 19-20, lo devo provare. E qui poi dobbiamo cucire tutto il fianco, ok? Quindi poi fate la stessa cosa dall'altra parte. Prendete l'altra metà del davanti e questo è il sotto, così. E fate la stessa cosa. Ok? Ora io sto mettendo così, tanto per farvi vedere. Ecco, qui lascio aperto che adesso io non ho preso neanche la misura. Ok, allora prendete bene la misura della spalla. Qui la misura per il braccio non deve essere molto stretta perché questa la indossiamo poi con qualcosa sotto, quindi un maglioncino, quindi la manica non deve essere molto stretta. E poi dobbiamo cucire tutto, ok? Allora, cuciamo i pezzi e poi ci ritroviamo. Il mio collettino, ho finito un motivo. Noi abbiamo iniziato da qui, quindi ho finito il mio motivo e poi alla fine ho fatto un giro tutta maglia bassa. Adesso questo si deve sistemare, si deve vaporizzare. Comunque, volendo, potete con il colletto così alzato, oppure se volete lo potete abbassare in questa maniera, così. Lo potete lasciare aperto in questa maniera. Qui inizialmente, quando ho iniziato questa lavorazione, avevo intenzione di fare le maniche, però poi per problemi ho lasciato in questa maniera. Però io qui, diciamo nell'apertura delle braccia, io ho lasciato 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi, se voi decidete che volete andare avanti e fare le maniche, dovete riprendere lo stesso numero di motivi che avete lasciato qui aperto. Ok? Quindi, non ha importanza se all'inizio del giro invece di saltare 3 catenelle ne saltate 4 o ne dovete saltare invece di 2 ne saltate 3. L'importante è che riprendete gli stessi numeri di motivi che avete lasciato aperto. Per quanto riguarda qui,
Potete mettere un bottone, un punto luce o un bottone o una spilla. Io per esempio, ora questa è piccola, è per farvi vedere perché questo dovrebbe andare qui, leggermente più, diciamo più sul fianco che centrale. Ok? Niente. Adesso è così perché si deve vaporizzare, lo devo sistemare tutto, perché la lana si sa che quando si lavora poi si deve vaporizzare un pochino. Comunque a me piace, è venuto mo molto carino. È venuto anche se diciamo l'ho lasciato a gilet, però con un pantalone e un maglione a collo alto, come avete visto nel manichino, io ho messo un maglioncino così per farvi vedere. Quindi con un maglioncino a collo alto va bene, almeno a me piace in quella maniera. Ok? Va bene. Allora, credo che ho detto tutto vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Un bacione a tutti. Ciao.